Salve a tutti amici, io sono qui con un grande artista che è Miki Dei Rossi. Ragazzi, parliamo delle orme. Ciao Miki. Ciao, mi scopro un attimo. È lui, dall'occhio è lui, chi c'era è lui. Miki. Dall'occhio. È stato bellissimo risentirvi tutti sul palco, grande emozione, ma avete anche proposto un progetto nuovo. Progetto che si intitola, che si chiama Classic Orme. Classic Orme perché? Perché sarà musica da camera. Ti devo guardare però. Perché se, guardo là. E allora si trattasi di musica da camera con voci di un tenore e di una soprano. Perciò è un quintetto d'archi, flauto traverso, trombone, clavicembalo, pianoforte e naturalmente i synth, naturalmente i suoni campionati, perché oggi non siamo più nel Medioevo, ma si usano questi suoni campionati che sono giusti, perché altrimenti avrei dovuto avere un'orchestra di 30 elementi. Siccome i piccioli non sono tanti, no scherzo, no, è proprio una scelta, ho voluto questo tipo di formazione semplicemente perché la musica da camera è più intima, essendo questo un disco romantico, ha più l'intimità del romanticismo. Ecco. Come se fosse un magico canto che sulla catena ritorna a sognare. È bellissimo scoprire un grande artista che comunque si ricostruisce ogni volta, perché tu hai un passato incredibile. Cioè, tu hai cominciato a suonare quando? Io faccio 50 anni con le orme e andiamo indietro di 3 anni, perciò 53 anni. La lunga vestaglia in volto di lato, i raggi di luna su fonti capelli, la statua di cera s'allunga tra i fiori, folletti gelosi la stanno a spiare. Allora, l'evoluzione che hai vissuto sulla tua pelle della musica, partendo dai tuoi tempi, quando sei nato tu come musicista, come cantante, come artista, ad oggi. Allora avrei bisogno di una medium, perché dovrei chiamare mia mamma che è morta da tanto tempo, perché io in pancia della mamma avevo già, sì, perché provengo da una famiglia di batteristi, di pittori e di artisti. Perciò batteria, pittori, mio padre era un falegname intarsiatore, pittore, mia mamma era una maestra merletaia. Perché io provengo da Burano, l'isola dei Merletti. Ecco, perciò io, nella pancia di mia mamma, io sentivo già i miei fratelli che suonavano. E suonavo con loro. Perciò io sono, ti giuro, sono andato a suonare non sapendo di suonare. Un mio fratello mi ha detto, vai tu al posto mio perché io non ho tempo, sono impegnato. E io ho detto, ma Luigi, io non so suonare. Lui ha detto, sai suonare. E sapevo suonare. Io non avevo mai toccato la batteria e sapevo suonare. Allora, queste cose mi danno tanta emozione davvero, perché la musica bisogna viverla sotto la pelle. Allora, per quello ti dicevo, non so da quanto tempo. Da sempre. Io sono nato suonando. Vissuta questa evoluzione così veloce della musica? Allora, l'ho vissuta bene inizialmente, fino a quando, allora io provengo, i miei fratelli suonavano musica sudamericana, perciò io ho imparato a suonare vedendo, perché io suonavo le maracas, i bongos, non potevo suonare altro, ero il più piccolo, e con quel tipo di cultura, no? Cultura sudamericana, ritmi difficili. E ho mischiato poi, imparando a suonare la batteria, da autodidatta fino al 73. Cioè, perciò ho fatto, cioè Felone Sorona, io non sapevo una nota di musica. Da Felone Sorona in poi ho cominciato a studiare. Poi sono entrato a studiare percussioni classiche, perciò quello che si studia a conservatorio, insomma. Ho imparato tantissime cose. L'ho vissuta bene finché non è arrivata la musica punk e finché non è arrivata la disco music, quella brutta, perché anche la musica punk c'è qualcosa da salvare, ma poi è diventata veramente una cosa orribile. E poi il look,
quando è arrivato il periodo del look. Prima è stata una meraviglia, cioè ognuno di noi, i musicisti, ma tutti, potevano fare quello che volevano. Cioè tu avevi un'idea, la mettevi su disco e il discografico ti diceva ok. Cioè adesso è una cosa terribile. Comunque l'ho vissuta bene in generale, perché io sono sposato da quasi 50 anni con la stessa donna, ho una famiglia meravigliosa, ho due figli, due nipoti e una in arrivo. Sì, allora figurati se non ho vissuto bene. Quando mi andava male sul lavoro avevo la famiglia che... Perciò dicevo, ma chi se ne frega. Dondola, dondola, il vento la spinge, cattura le stelle per i suoi desideri. Un'ombra furtiva si stacca dal muro, nel gioco di bimba si perde. Posso chiederti una cosa? Dall'alto della tua carriera artistica, se tu dovessi dare dei consigli a dei ragazzini che sentono in cuor loro che potrebbero essere dei musicisti? Che hanno quel fuoco dentro che ho avuto io. Bravo. Pensa che io lavoravo, io facevo litografia, ok? Perciò allora in quel periodo là si prendevano i bei soldi, ok? Ho mollato tutto per suonare, perché mi hanno detto... No, un produttore è venuto a trovarmi al lavoro e mi ha detto: Michi, abbiamo bisogno di un batterista come te. E io ho detto: ma io ho lavoro, ho l'amorosa, cosa faccio? C'è una batteria modello Ringo Starr che ti aspetta. Ho mollato tutto, ecco, ho preso quel treno e ho fatto bene. Adesso sarei un impiegato lì, sai, con la pancia, mamma mia, che tristezza. Una linea, ragazzi, non so se lo vedete, è splendido, mi fa venire male perché mi devo mettere a dieta anch'io. Il segreto, 15 km al giorno di corsa. Da domani, ragazzi, tutti, No, non cominciate con 15, cominciate con 40 minuti, poi pian piano. Allora io non so come ringraziare Michi delle Orme, perché ha condiviso con noi un pezzo della sua storia, ma tanta tanta emozione, grazie. Un pezzettino. Grazie. Grazie a te, ciao, saluti.